tutti ragazzi, bentornati qui in Cucina col Banana. Oggi faccio dei paccheri gorgonzola e salsa di noci, veramente una squisitezza. Volevo salutare, secondo che mi si era girato il telefono, volevo dedicare questo piatto a Marco Tapioco Falcone. Tapioco, spero che te sia la sorta di soprannome, perché se ti chiami Tapioco, non credo. Mi aveva chiesto tempo fa un primo piatto con la gorgonzola, quindi eccolo. Poi dedico questo piatto sempre anche a Michele Longobardi, che tempo fa mi aveva chiesto un primo piatto con noci e gorgonzola, e quindi eccovi accontentati entrambi. E poi saluto Alessio Quecchia e Giacomo Spacca. Ciao ragazzi! Per questa ricetta, miei cari ragazzi, naturalmente paccheri e gorgonzola. Tutto il resto è ciò che serve per fare la crema della salsa alle noci, quindi uno spicchio d'aglio, 25 g di pinoli, 70 g di olio extravergine di oliva, 35 g di parmigiano, 180 g di noci, 30 g di mollica di pane e 150 g di latte. Poi serve un pizzico di pepe e un pizzico di sale. Mettiamo a cuocere i paccheri, che hanno 20 minuti di cottura. Ragazzi, mi riprendo da solo perché il cameraman si sta riposando perché è stanco, quindi vabbè, lasciamo perdere. Mettiamo le noci in acqua bollente, quindi mettiamo a bollire dell'acqua. Quando l'acqua bolle, mettiamo le noci per 5 minuti. Mentre le noci sono sul fuoco, mettiamo il latte, questa ciotolina, e ci mettiamo bene a bagno il pane. Ecco qui le noci, le abbiamo messe un po' anche su un panno ad asciugare al volo. Allora, a che cosa serve bollirle? Per ammorbidirle, naturalmente, e poi servirebbe per togliere la buccia, che io non tolgo, primo perché, come vedete, 5 minuti non bastano per togliere la buccia, bisogna bollirle almeno 10, e poi perché a me sinceramente li mettono a togliere la buccia noce per noce, me ne può fregare di meno. Perché a dirti la verità, mi piace anche un po' che ci sia la buccia, perché poi dà quel po' di non lo so, di crunchy un po'. Quindi mettiamo all'interno di un mixer le noci, il pane che era a bagno con il latte lo teniamo da parte, lo spicchio d'aglio, i pinoli e il parmigiano. Chiudiamo questo coso. Chiudiamo il coperchio, cominciamo a tritare e poi piano piano andiamo ad aggiungere olio e latte, ma tanto vi faccio vedere. Mi aiuto con un imbuto in modo da non far gocciolare niente, perché ho le cose nei bicchieri. Cominciamo ad aggiungere un po' alla volta l'olio. Dopo aver aggiunto l'olio, cominciamo ad aggiungere il latte. Manca poco finché i paccheri siano perfettamente cotti, quindi mettiamo un cucchiaio di latte, tagliamo il gorgonzola e lo facciamo sciogliere. Abbiamo scolato i paccheri, abbiamo condito con qualche cucchiaio della salsa alle noci, poi prendiamo sempre la salsa alle noci, la mettiamo sul fondo del piatto. Ok, la andiamo a, con delle botte sotto, la facciamo allargare, questa è Noel Cuisine, ragazzi. Poi sbattete il cucchiaio così, andiamo a prendere i paccheri e poi andiamo con la nostra gorgonzola sciolta, appena mi sto ustionando, e ce la mettiamo. Ok, spolverata di parmigiano e assaggiata. Eccoli qua ragazzi, guardate che bellezza. Andiamo ora ad assaggiare.
Sobol. Non gli fate. Ragazzi, c'è la fine del mondo. Mamma mia che bolle sto. Pacchero sembra duro, ragazzi, ma ricordatevi che quando lo tagliate si deve vedere la righetta bianca. Regola del pacchero, eh? La regola del pacchero. Cioè, pacchero mai scotto. Il pacchero scotto è la cosa peggiore che può succedere. Sì, ma lasciamene uno. Ah, pensate un attimo. Buonissimo, ragazzi, buono, un altro pacchetto, un altro pezzo di pacchetto. Con tutti e due, buono. Buono, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Il banana, 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 il